Un saluto agli amici di Mitico Snake. Allora, in questo video tornerò a parlare nuovamente di cuffie Bluetooth. In questo caso sono delle cuffie over-ear che avete avuto modo di vedere sul mio profilo Instagram. Queste cuffie mi sono state regalate dalla mia fidanzata durante la nostra vacanza, però non ho avuto modo di testarle. E non appena sono ritornato da quelle vacanze, ho avuto modo di testarle e metterle sotto stress. Adesso in questo video sono pronto a dirvi la mia, ma ve ne parlo subito dopo la sigla. Come mi è solito fare, parto sempre a parlare della confezione di vendita, che al suo interno, oltre che a trovare queste cuffie Bluetooth STN13, al suo interno troviamo un cavetto USB, micro USB che ne consente la ricarica e un cavetto con connettore da 3,5 mm su entrambe le estremità. Come potete vedere, le cuffie sono costruite completamente in plastica e sia sui padiglioni auricolari e all'interno dell'archetto portano con sé una comoda imbottitura che consentono di indossarle comodamente senza avere alcun tipo di fastidio, anche se indossate a lungo termine. Inoltre l'archetto consente di regolare le cuffie in base alla propria misura e proprio all'interno di questo archetto regolatore abbiamo una chicca. È presente una numerazione in modo da poter regolare le cuffie alla stessa maniera su entrambi i lati. Le cuffie inoltre possono essere ripiegate su se stesse in modo da poterle trasportare tranquillamente, però qui devo fare un appunto. Dato che queste cuffie non hanno una custodia di protezione, nel momento in cui le mettiamo in uno zaino o magari qualche altro modo per poterle trasportare, non avendo nessun tipo di custodia, purtroppo siamo soggetti a qualche danneggiamento. Quindi, se farete il pensiero di comprarle, prestate attenzione. Tutti i controlli e tutti gli ingressi di queste cuffie over ear Bluetooth STN13 sono posizionate tutte sul padiglione auricolare sinistro e troviamo degli ingressi come un connettore da 3,5 mm, il connettore micro USB che ne consente la ricarica, il microfono integrato LED di stato e un ingresso che consente di farci ascoltare i nostri brani musicali dalla micro SD card. Per quanto riguarda i controlli, li troviamo nella parte più alta e sono dei controlli che consentono di controllare volume, tracce musicali, chiamate in entrata e in uscita, le tre diverse modalità di cui radio, Bluetooth e modalità SD card e pulsante d'accensione e spegnimento che ci fa anche da funzione play pausa dei nostri brani musicali. Allora ragazzi, come suonano queste cuffie? Premetto che io non sono un audiofilo esperto, però devo dire che per quanto riguarda l'ascolto musicale l'audio risulta essere abbastanza pulito, chiaro e bilanciato ed anche a volumi accentuati non tende a distorcere. Per quanto riguarda le chiamate, la stessa cosa, sono riuscito a sentire l'interlocutore che era dall'altra parte delle cuffie senza alcun tipo di problema, pulito, chiaro e molto ben bilanciato. Inoltre l'interlocutore che era dall'altra parte di queste cuffie tramite il microfono integrato riusciva a sentirmi perfettamente senza alcun tipo di problema. Quindi senza perderci in altre chiacchiere, proprio per questo vi ho preparato due prove audio, sia ascolto musicale e sia ascolto in chiamata. Benvenuto nel servizio clienti Vodafone. Per la telefonia mobile digita 1. Per la telefonia fissa digita 2. Come sono una volta indossate? Allora ragazzi, credetemi, io le ho indossate per circa 3 ore, non ho avuto nessun tipo di problema. Una volta che le ho indossate, durante l'utilizzo quasi mi ero dimenticato che le stessi utilizzando. E devo dire che sono molto molto comode e non creano nessun tipo di fastidio. Per quanto riguarda la connessione di queste cuffie over ear Bluetooth STN13, beh, devo dire che grazie al modulo Bluetooth 4.1 sono riuscito ad utilizzarle sia con il mio nuovo computer e sia con il mio smartphone, ovvero il Nexus 5X, e devo dire che su entrambi i dispositivi non ho avuto nessun tipo di problema. Adesso arriviamo a parlare dell'ultima parte, ovvero la batteria, quella che interessa a tutti di voi. Il produttore di queste
Nest N13 dichiara 6 ore di utilizzo continuato, e devo dire che sono riuscito quasi ad arrivare a quelle 6 ore dichiarate dal produttore. Non dico che le ho cronometrate, però devo dire che sono arrivato all'incirca 5 ore e mezza, 5 ore e 40 di utilizzo continuato. Quindi devo dire che sotto l'aspetto della durata della batteria sono rimasto pienamente soddisfatto rispetto ad altre cuffie Bluetooth che ho utilizzato in precedenza. Mentre invece per quanto riguarda il ciclo di ricarica di queste cuffie Bluetooth SDN13, la ricarica completa avviene in circa un'ora. E se noi avessimo le cuffie completamente scariche, beh, nessun tipo di problema. Infatti, grazie al cavetto con il connettore da 3,5 mm presente su entrambe le estremità, possiamo connetterle a qualsiasi dispositivo e continuare ad utilizzarle. Inoltre, queste cuffie Bluetooth SDN13 le possiamo acquistare a modica cifra di 20 euro. Qua in basso nella descrizione vi lascio il link diretto ad Amazon nel caso voi le vogliate acquistare. Quindi devo dire che se avete quella cifra da spendere, beh, io ve le consiglio vivamente. Adesso sono curioso di sapere la vostra qua in basso nei commenti su di queste cuffie SDN13 e se anche voi possedete questo modello di cuffie, ditemi la vostra sempre qua in basso nei commenti. E se questo video vi è piaciuto e se soprattutto vi sono piaciute queste cuffie, lasciate un bel pollicione in su, e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate le notifiche in modo da rimanere aggiornati su tutti i miei prossimi video in uscita, e condividete questi video perché aiutano molto il canale a crescere. Inoltre voglio ricordarvi che sono presente anche su altri social, soprattutto su Instagram, dove sono molto attivo, di cui tutte le novità passano prima dal canale Instagram, solo quelle che mi convincono, e devo dire che queste cuffie mi hanno convinto, e poi arrivano a canale YouTube, e già lo sapete, i link li trovate qua in basso in descrizione, e noi ci vediamo sempre qui domenica mattina alle 11 sul mio canale YouTube. Ciao.